Quattro modelli tattili che riproducono pianta e facciata della chiesa di Santa Maria dei Centurelli e del complesso San Benedetto Madonna Dolorata a Capurciano, nel cuore dell'altopiano di Navelli. Visite guidate ed eventi, passeggiate al buio. Il progetto Capurciano Occhi Chiusi, promosso dall'Associazione Trattura Magno con il patrocinio del Comune di Capurciano e il contributo della Fondazione Carispac, è stato presentato all'Aquila. Un modello che permetterà ai non vedenti e agli ipovedenti di toccare con mano le bellezze del territorio. Il Comune di Capurciano, inoltre, già nei prossimi mesi ha previsto dei lavori di viabilità nel centro storico, con ausili specifici per consentire ai non vedenti di muoversi in autonomia lungo alcuni percorsi. A questo, con fondi del PNRR, si aggiungerà la realizzazione di due pavimenti con guide per non vedenti, obiettivo abbattere il più possibile le barriere architettoniche e rendere il borgo accessibile a tutti. Sì, abbiamo accolto questa cosa, come stiamo facendo in tutta la provincia dell'Aquila, Comune L'Aquila, Capurciano, Prato, abbiamo fatto queste cose per rendere accessibile anche ai non vedenti le nostre bellezze che abbiamo in L'Aquila, provincia in Abruzzo. Ma questa cosa non serve solo a noi non vedenti e ipovedenti, perché come avete visto c'è un codice QR che permette anche alle persone normodotate di entrare in una chiesa e sapere la storia, perché noi entriamo in una chiesa, la guardiamo senza leggere la storia. È una cosa che rende accessibile sia al disabile visivo che alle persone normodotate. Il Comune di Capurciano ha messo a terra un progetto del PNRR, uno dei quattro progetti che ha, con due pavimentazioni con sistema Loges che sono appunto hanno queste mattonelle che servono per i non vedenti, i ipovedenti, per trovare il loro percorso. Quindi è importante anche. È stato importante anche per il Comune di Capurciano di contribuire in questa organizzazione.